Entusiasmo alle stelle, tifoseria mobilitata dopo la splendida rimonta nel match di andata dei quarti playoff con l'Entella all'Adriatico. Giovanni Cornacchia, una vera e propria impresa a Chiavari. Mercoledì ore 20:30 la sfida di ritorno. Pescara con 2 risultati su 3 a disposizione, tassativamente vietato perdere con qualsiasi risultato. I gol segnati in trasferta non valgono doppio, non sono previste i tempi supplementari. Le ultime squalificati Lescano e Mesic. Brosco è rientrato il gruppo. Il capitano risponderà presente dal primo minuto. Al suo fianco conferma per Boben rispetto a sabato scorso. Altra probabile novità, l'impiego di Cuppone al centro dell'attacco. L'ex Potenza sembra in vantaggio su Vergani. Tra i liguri ben 6 assenze, causa squalifica Ramirez, Siatunis e Sadiki. Per infortunio Chiosa, Morosini e Tascone. Differenziato per Andrea Paolucci, forte contusione alla tibia provocata dalla bruttissima entrata di Facundo Lescano. L'ex biancazzurro dovrebbe stringere i denti. Tutti in gruppo, sebbene non al top, Pellizzer, Corbari, Barlocco e Tenkorang. Assai verosimile il rientro dopo 2 mesi e mezzo dell'esperto difensore Pellizzer. Sistema di gioco 3-4-1-2 tra le linee Meazzi alle spalle del tandem d'attacco Zamparo Mercai, oppure l'ex Clemenza e Meazzi a ridosso di una sola punta Mercai. Designato l'arbitro, la gara Entella Pescara sarà diretta da Mario Saia della sezione di Palermo.